Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 15 del 2017 di Electric Motor News, il consueto programma televisivo settimanale dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. E vi proporremo un servizio dall'Università Bocconi perché anche il sottoscritto è stato protagonista con una relazione riguardo la Formula E e la parte economico-commerciale e lo sviluppo dell'auto elettrica con la presenza di Manolo Ortistaio, che è uno dei responsabili degli eventi e organizzatore della Formula E, e con altri professori della Bocconi, oltre, come dicevo prima, il sottoscritto. Vedremo anche un servizio che riguarda Nissan Enel Energia e come una vettura elettrica può stabilizzare la rete, e anche un servizio dell'Istituto Italiano di Tecnologia che studia l'applicazione tecnologica con servizio all'essere umano, un servizio molto interessante e da vedere. Abbiamo anche dei prodotti nuovi come la Workhorse e la Toyota Yaris Hybrid, di cui parleremo in questa puntata, e infine una startup che si occuperà di ricarica con un modo anche interessante, arriva dall'Israele, si chiama StoreDot, oltre a un progetto lunare di Suzuki che vedremo anche in questa puntata. Ma iniziamo subito allora con il primo dei servizi e una sintesi di quello che abbiamo fatto e di quello che è stato fatto all'Università Bocconi di Milano. Hi, I'm Claudio Calvieri and I'm the president of Bocconi Students Motor Club. Il guidatore, inteso come utilizzatore di un veicolo che facilita i suoi spostamenti abituali, è il cuore pulsante di una propulsione verso modelli di strutture urbane, assetti produttivi, abitudini collettive e cambiamenti geopolitici ad oggi solo parzialmente immaginabili. Proprio dai più inveterati equilibri socio-economici del Novecento sembra stia prendendo forma la transizione verso una colossale rivoluzione globale. Questo punto di vista, che considera la mobilità come uno dei key drivers di una transizione socio-economica misurabile, è emerso durante la Formula E Conference che si è svolta a Milano il 3 maggio e che è stata organizzata da BSM, Bocconi Students Motor Club e Green Light for Business. Nell'aula Manfredini dell'Università Bocconi hanno preso la parola Manuel Ortistaio, Head of Events di FIA Formula E, Marcello Padin, direttore editoriale del magazine Electric Motor News, Gaia Crusizio, Group Brand Strategy and Activation Manager di Enel, Simone Rambaldi, consulente tecnico per Electric Motor News, Matteo Di Castelnuovo, direttore del Master in Green Management Mager, e Gabriele Grea, presidente di Readmit e ricercatore Certet. Un incontro interamente dedicato alla Formula E per comprendere le dimensioni di questo motorsport emergente, le sue logiche e le leve che è in grado di attivare. Una categoria giovane che propone uno spettacolo unico nel panorama sportivo e che è interamente rivolta verso un orizzonte di sostenibilità, come ha sottolineato Matteo Di Castelnuovo introducendo l'evento. Dobbiamo utilizzare tutte le armi a nostra disposizione per promuovere la sostenibilità, compreso lo sport. Dal suo esordio ad oggi, il campionato di Formula E è stato accompagnato da mille perplessità degli osservatori, ma coronato da un successo di pubblico sempre crescente. Siamo alla terza stagione, sta per essere disputata la 26esima gara, le Prix di Monaco, che sarà il prossimo 13 maggio, e anche i più scettici devono arrendersi all'evidenza. Aumentano i fan, aumenta il prestigio e la partecipazione degli sponsor. Segno che il campionato esprime una visione di motorsport sempre più delineata e condivisa. Le sue caratteristiche sono uniche. Si svolge all'interno di città popolate, capoluoghi mondiali che accettano di ospitare il circuito, le sue infrastrutture, la tifoseria. Una scelta scomoda da molti punti di vista, che dà però visibilità globale al campionato. Come ha sottolineato Manuel Ortistaio, organizzare le singole gare del campionato richiede una gestione complessa. Ma gli sforzi sono premiati anche dalla consapevolezza che ogni gara testa la performance dei veicoli e arricchisce i dati a disposizione della ricerca e dello sviluppo con ricadute immediatamente evidenti. I settori che ne beneficiano sono, in prima battuta, quello dell'industria dei veicoli, dei componenti e delle batterie, ma anche quello dell'energia prodotta da fonti alternative,
campo in cui si muove Enel come sponsor e partner focalizzato a progettare e misurare una distribuzione a quota green crescente per il fabbisogno energetico di ogni singolo evento. Se ad oggi il fabbisogno di energia per ciascuna gara è tale da non poter essere soddisfatto da infrastrutture 100% sostenibili, il campionato è però un'occasione unica per sperimentare soluzioni e sistemi di approvvigionamento e distribuzione CO2 friendly da reimpiegare in modelli efficienti di smart cities. At the end, I created Motor News. I saw before that I also grow like with the Formula E, and I want to say thanks to Simone Rambaldi that is here and now go with me to the Formula E, to Lia Maranto that is here and follow us behind the scena, and Daniele Drago that is my cameraman that is there. Thanks to all and thanks to you.